Ciao, benvenuti o bentornate sul mio canale Oggi Vlog. Oggi è sabato, sabato 8, è il compleanno della mia mamma ed è un giorno speciale perché sto andando a ritirare la macchina nuova. Non voglio abbandonare il mio 500, sono tristissima perché dopo 10 anni cambio la mia mitica 500 con cui ho fatto mille viaggi, mille cose e sono un po' triste e Stefano mi prende per i fondelli perché dice è una macchina, è la schifo car, ma è la mia schifo car. Adesso vi faccio vedere come sono vestita perché poi dobbiamo fuggire che siamo in stra mega ritardo. Allora, vi faccio vedere. Ho questa maglia. You can sit with us, delle cattive Disney. Non è stirata, ragazze, ma pace. Questa di AliExpress. Ho questi jeans skinny di H&M e questo blazer, ovviamente non stirato, marroncino di AliExpress. Quindi questo è il look. Ah, poi ho le mie Stan Smith tutte scascione. Al polso ho allora il bracciale, quello con la scritta Silvia preso su AliExpress, quello in mezzo sempre con il nodino e l'iniziale AliExpress e anche quello con le coordinate AliExpress. Praticamente oggi sono vestita tutta low cost e come borsa penso che porterò la Luigi di Stefano perché è marrone e mi porto quelle, i capelli mi sa che faccio il mio solito crocchetto e ciaone, anzi mi metto già gli occhiali da sole e via. Sono pronta per andare. Allora ragazze, 500 venduta. Niente, sono appena uscita dallo studio che mi ha fatto l'atto di vendita, madonna sono gonfissima. E adesso dobbiamo andare al concessionario. Il problema è che ho appuntamento alle 10, sono le 9 e mezza perché ho fatto tutto velocissimo. Loro mi avevano detto guarda che ci vuole una ventina di minuti, io ero anche in ritardo, ma sono state velocissime. Per cui adesso Stefano sta facendo una chiamata e poi andiamo appunto a vendere la macchina, cioè a prendere la macchina nuova. Vediamo, io volevo andare magari in un bar a fare una colazioncina, ma vediamo un po'. Allora, Siamo sulla considerazioni. Sì, macchina nuova! occhio a distruggerla. E ragazze, non ho la mano. Sì, sembra un. Non posso dire quella parola perché magari offendo No, qualcuno. no, no, va che siamo a livello carburante basso. Qua. Qua c'è la Kuwait. Fermati. Ok. Adesso scendo a far benzina. Esatto. È malato guidatore, quindi. E o ti metti in retro o fai così e tiro il filo. Mi Mettila più devo vicino avvicinare. possibile. O se no fai il giro e la metti lato guidatore. Ok, cioè guardate che difficoltà, cioè. Ah no, è vero che c'è questo. Devi far vedere qua. Mamma mia, sembra che la presente la neopatentata. No, ma ragazzi, dovete capire che c'è. È un po' più grande rispetto alla Toh, 500. che vado. Vai un po' più avanti. Un po' più avanti, ancora avanti, ancora avanti. E Stop, vado. stop, stop. Metto in P. Sì. No. Spegni la macchina però. È Ok. Come faccio a spegnerla? spenta? Non so. Spegni Ok ragazzi, allora, macchina ritirata. È qua la cosa, Macchina ritirata è enorme rispetto alla mia cinquina. La mia cinquina l'ho lasciata. E niente, adesso ve la faccio vedere. Non vi ho neanche detto che macchina ho preso. Ho preso la Peugeot 2008. Questo è l'interno.
non so quanto si vede, ma siamo appunto in controluce. E niente, è nera. E niente ragazzi, sono un po' così perché devo prendere la mano, visto che, ripeto, è tanto più grande rispetto al al mio cinquino. L'ho lasciato lì, poverino. Oh, mi vado a piangere. Non volevo lasciarla, però vabbè. E adesso niente, appunto, ripeto, devo prendere la mano con questa che ha misure grandi. Qua vedete Stefano. E niente, fatemi sapere un pochettino, dopo magari ve la faccio vedere anche fuori, perché non ci ho pensato, al concessionario l'abbiamo ritirata, eccetera eccetera, basta. E niente, ah, mi hanno dato il portachiavi rosa shocking, cioè top, e basta. Allora ragazze, eccomi risorta, sono stanchissima, ho un sonno atroce. Mi sono cambiata, nel senso che sono rimasta praticamente come stamattina, ovvero ho messo una magliettina bianca di Primark, vabbè, la cintura di Gucci, questi sono i pantaloni di Shein, però sono larghi, non sono stirati, sono larghi perché quelli stretti sono troppo stretti, mi stringono, mi danno fastidio, e mi sa che metto questo blazer che avevo su anche ieri, così almeno poi lo metto a lavare. Aspettate che vi faccio vedere questo blazer di AliExpress, così adesso vi faccio vedere. Vestita così, e quasi quasi mi metto le mie Nike, quelle lì azzurre, giusto per rimanere, riprendere un po' il tema dell'azzurro del blazer. Comunque questa, diciamo che è la mia divisa ultimamente, è la mia divisa, quindi jeans, magliettina e blazer, e ciao, è stato bello. Adesso aspettiamo Principe che spegni il computer, perché sono già le 7 e noi dobbiamo andare a cena dai miei. Hai finito? Sì, adesso. Pacchetto consigliato. Spegni. Allora, bonsoir, noi siamo arrivati adesso, sono le 9:30, quindi siamo in perfetto orario. Abbiamo mangiato la pizzola, tra l'altro era buona. Come era la pizza? Ti è piaciuta? Qua nel suo regno. Anzi, adesso vi faccio vedere, ragazze, perché io non ho... Mi metti a fuoco? Io non ho praticamente più... Sbagliato. Più vestiti. Vi faccio vedere la sua parte contro la mia. Allora, questa qua è da lavare innanzitutto. Allora, lasciando stare le cose da stirare. Allora, questa è tutta la parte di Stefano, quindi da qua a lì è tutta la sua parte, con miliardi di camicie, e tra l'altro ne ha fatte fare delle altre qui su. Anzi, questo è dalla mia parte, ma sarebbe di qua, sono tutti i suoi maglioncini, e sotto praticamente da qui fino a lì sono tutti i suoi maglioncini, non contando che abbiamo qua tutte le felpe e lì tutte le sue cosine. Io praticamente ho questo pezzo qui di armadio, cioè con quattro cose, tra cui queste che sono anche invernali, devo fare il cambio degli armadi, lì le cosine che vi ho fatto vedere di AliExpress, quattro vestitini, e sotto questi sono i miei pantaloni, ma cioè sono pochissimi rispetto ai suoi. E poi invece qui appesi ho i miei, allora questo è l'abito di Stefano, mentre questi sono i miei, per cui vedete che io non ho praticamente... Ah no, ho anche questa mensolina, ma su questa mensolina ci sono, a parte il casino, le cosine invernali, perché appunto non ho ancora fatto il cambio di stagione, perché non so da voi, ma qui da me il tempo è un po' ballerino, nel senso che ci sono giornate caldissime e giornate invece che piove, fa freddo, ecc. Cosa è successo?
Ah no, ho acceso la TV. Adesso magari ci strucchiamo insieme e poi io andrò a guardare la TV. Ciao, buona domenica. Noi siamo in viaggio. Stiamo andando a fare una gitarella a Bergamo Alta. Siamo partiti un po' tardino perché Stefano stamattina ha lavorato. E stiamo andando con la nuova Cars. E ovviamente, cioè, essendo che la macchina è mia, chi è che la sta guidando? Chi è che si è messo? Chi è che è felicione di guidarla? Devo testarla prima di darla in mano a te, così almeno Ma sono sei sicuro, mia? ma sono sicuro di darti una macchina che No, una puoi macchina guidare tutti i niente, l'ho giorni. pagata io, quindi è mia. Hai visto che tettine che va a consegnare? Finiscila. E niente. È bella, dobbiamo soltanto prendere le misure per il garage perché ragazze, ciaone, e io devo prendere poi le misure per uscire. Ok, quindi noi adesso andiamo a Bergamo Alta, ci siamo portati lo zainetto con qualcosina da sgranocchiare perché ci siamo alzati tardi stamattina e abbiamo mangiato, cioè abbiamo fatto colazione. E quindi ci siamo portati tipo una piadinella e due vasa imbottiti, anche perché mi scadeva il prosciuttello oggi. Anche i vasi hai Eh sì, fatto. mi scadeva il prosciutto. E L'Imodium l'hai niente. portato? Eh? L'Imodium l'hai Sì, l'ho portato? portato. E poi non so cosa faremo adesso quando siamo su, poi dei. Lì vedete Stefano che sta cercando di pagare. Sei riuscito? Allora, fino alle 17:46 vuol dire che noi possiamo stare qua fino alle 6:46 perché un'ora l'abbiamo già pagata qua, capito? Io glieli metto a fianco, vedono che c'è la targa, vedono che ne hai pagati due allo stesso orario. Figa, capiranno, saranno dei problemi di TikTok. Ragazzi, fa caldissimo. Stefano, qualcosa da dichiarare? Stefano ha già pezzato. Perché è tutto su e giù, su e giù, su e giù. E Stefano è già stanco morto. Però ci siamo rifugiati in queste E tu viette no, all'ombra. eh? No. Ah, guarda che carino. Ah, che bello. Guardate. Sembri quella di... Questo è Voyager. Voyager. Quark. Ma che quark? Quark non c'è più da... No, lo fanno ancora. Non lo so se lo fanno ancora. Vabbè, ci risentiamo dopo. Ragazze, allora siamo ancora in macchina, stiamo rientrando. Siamo sul ponte di Paderno, non so se riuscite a vederlo. Stiamo rientrando e abbiamo prenotato il passone al ristorante. Stasera usciamo a cena. Tra l'altro non so se vedete il tempo, ma si è tutto annuvolato, boh, speriamo. Quindi siccome adesso è un po' prestino perché sono le 6 meno un quarto, ce ne andiamo a casa e anche perché prendiamo qualcosina di più pesante perché non vorrei poi che facesse freschetto e sai com'è qua a destra.
Oddio che sonno, ragazze, sono stanca. Non vi ho neanche fatto vedere come sono vestita. Allo corso di pattinaggio. Oh, vabbè, una maglietta nera di Primark. Poi ho la cintura questa qui di Primark. Questi sono dei pantaloni che ho preso da su AliExpress, ma tipo l'anno scorso. E poi ai piedi ho le Stan Smith, quelle nuove, perché le altre devo lavarle. E niente, adesso andiamo verso la maison. Devi dire qualcosa. Non so, qua con i miei a mangiare. Che essere. Coraggio. Era un hotel una volta. Adesso tipo una casa di cura. C'è scritto hotel ancora. E tipo casa di cura. Hotel. Hotel, sì. Hai qualcosa da dichiarare? No. Oh, ti stai divertendo sulla macchina. Sì. Invece il look di Stefano oggi è un alberello, è tutto verde. Dai, è pino. Di il tuo look di oggi, cosa hai addosso? Questa camicia è? Pino, abete. Dai! Primark. Camicia Primark, maglietta? Lo Zara. Zara, i pantaloni? Pantaloni li avevo presi a un negozio Seregno, non mi ricordo mai. Ok. E niente. Ci vediamo dopo. Allora ragazze, siamo arrivati a casa. Io sono più di là che di qua perché abbiamo bevuto anche il vino, quindi lasciamo stare. Siccome non usciamo spesso, vista la situazione, le poche volte che usciamo e beviamo, poi sono così, sono conciata così. E vabbè, comunque niente, io volevo salutarvi prima di struccarmi e poi buttarmi a letto. È stato un vlog un po' così della serie, visto che era da tanto che non facevo i vlog, fatemi appoggiare perché sono vecchia e stanca. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi tenga compagnia e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!